tutti pronti? Ok, si parte. Seconda posizione, prima fila sulla griglia di partenza. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro.
Completo, siamo pronti. Ragazzi, indietro. Carburante a sufficienza per altri due giri.
Finora il nostro miglior giro è 1:16,4. Cinque minuti al termine. Fatto, siamo pronti. Abbiamo carburante a sufficienza per soli due giri.
Thank you.
Allora, com'è stata la partenza? Dopo avrai un po' più di aderenza, ma ora devi scaldare le gomme. E ricorda di scaldare anche i freni. Cinque minuti alla pioggia, ripeto, 5 minuti alla pioggia. Parcheggio, perfetto! Ora devi solo concentrarti ad ottenere una bella partenza. Gli altri piloti si stanno posizionando lungo la griglia. Porta pazienza e attendi i semafori. Riduci la velocità, il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Rallenta immediatamente. La Virtual Safety Car sta per finire, tieni il ritmo fino alla bandiera verde. Il regime di Virtual Safety Car sta per terminare, attendi la bandiera verde.
utilizzare il sorpasso più spesso, c'è molta energia da usare. Ok, DRS disponibile. Vediamo che presto comincerà a piovere, ti terrò aggiornato.
attenzione alle condizioni, la pista sta diventando più bagnata. Per ora ti consiglio di continuare. Se passiamo già alle gomme intermedie saremo molto più lenti. I commissari hanno vietato il DRS a causa del maltempo. Il DRS non è più disponibile. Una sosta fantastica, è stata più veloce di quanto previsto. Abbiamo ancora una sosta da fare, ultima sosta prevista. Ok, rallenta, rallenta. Delta negativo, vuol dire che stai andando troppo veloce. Rallenta. Sei vicino alla safety car. Dato che sei al comando non puoi sorpassarla. Resta dietro alla safety car. Thank you.
mai a vita. Le previsioni indicano che la pioggia sarà più forte nei prossimi 15 minuti. Ok, la safety car rientrerà durante questo giro. Non accelerare troppo nel terzo settore, rispetta il delta finché la safety car non sarà entrata nella corsia dei box. Attiviamo la modalità sorpasso e consumiamo un po' della sua energia. So che le condizioni non sono delle migliori, ma l'acqua si sta asciugando. Però è meglio mantenere ancora le gomme intermedie.
distacco dal tuo compagno di squadra è 11,7 secondi.
Ricorda che il segreto per gestire la vettura è tutto nel trasferimento del peso. Quando freni, il baricentro si sposta in avanti. Quando acceleri, torna indietro. Quando curvi va verso l'esterno, più carico su ogni gomma equivale a maggiore aderenza. Vacci piano con i comandi per distribuire il peso in maniera fluida. La pioggia è prevista in poco più di 10 minuti. Pioggia tra 10 minuti.
Pioggia prevista tra circa 10-15 minuti. Pista vuota, attenzione, pista vuota. Tutto a posto, state indietro, l'auto è pronta a scendere in pista. Voglio solamente ricordarti di tenere d'occhio la temperatura delle gomme. Puoi monitorarla dal DMF. Noi registriamo la temperatura della gomma interna e della superficie esterna. Otterrai delle prestazioni ottimali quando sono entrambe alla giusta temperatura. La temperatura superficiale tende a fluttuare più rapidamente, quindi effettua qualche giro guardando i dati per prenderci la mano. Thank you.
aspettati di vedere pioggia tra 10-15 minuti. Siamo in P1 per il momento.